Di noi questo palco, di molti di quelli che sono intorno a questo palco. Si chiamava Gianluca Vaccaro, è stato uno dei
migliori ingegneri del suono italiani, romani. Ed è stata soprattutto una persona incredibile, meravigliosa, se no non avrebbe saputo mettere insieme così tante persone che lo amavano, che gli volevano bene, che volevano restituirgli l'amore e la passione che ha sempre saputo mettere in tutto quello che faceva, fino all'ultimo, fino all'ultimo istante. Questo è Gianluca. E se noi siamo qui oggi è anche un po' per lui, molto per lui. Questo applauso che gli dedicate e di cui vi ringraziamo lo facciamo anche noi ogni giorno. Insieme a noi tre, Max, Carmen, facciamoci un giro e presentiamoli tutti, cominciando dal 24esimo che si è aggiunto questa sera, è venuto da lontano apposta per esserci, perché è il suo socio e forse il suo più stretto amico, Roberto Procaccini. Poi chi c'è qua? Chi c'è qua che suona questi tasti bianchi e neri? Siamo ai sintetizzatori, pianoforte, maestro Clemente Ferrari. Anche dal microfono. Lo presento io Gianluca Misiti. Lo voglio presentare io Gianluca. Pianoforte Gianluca Misiti. Al violoncello Claudia Della Gatta. E poi al violino Adriano Murania. Violino e viola, violino e viola, Emilia Belfiore. E davanti con quella chitarra elettrica, Mancina, il signor Daniele Fiaschi. Alla chitarra elettrica, adesso in questo momento acustica, Francesco De Nigris. Clarinetto basso, flauto e clarinetto e friscaletto con Concetta Sapienza. Nascosto qua dietro, ma ben udibile alle percussioni, Arnaldo Bacca. Il nostro comune amico qua dietro, signore e signori, Piero Monterisi, alla batteria. E accanto a lui fedele, incrollabile, al basso elettrico Gabriele Lazzarotti. In questo momento suona un tamburello, ma il suo strumento è il trombone, gli strumenti a fiato, la tromba, il flicorno, chitarra acustica e qui flauto da naso. Redo! Suona anche lui un po' di tutto, vibrafoni, marimbe, tam tam, strumenti elettronici, strumenti che costruisce da solo, qualsiasi cosa. Sebastiano De Gennaro. La chitarra, mandolina, buzzuchi, Massimo Roccaforte. E poi le percussioni, Alessandro Montenuro. Un monumento alla chitarra che mi accompagna da oltre 20 anni, Giorgio Baldi. Anche lui alle prese con tasti neri e bianchi, che lavora con grande maestria, il signor Duilio Galioto. E visto che sono qui, al fagotto, la tromba, i cori, Marco Santoro. Sono 20 ma sono 19 forse. Alla batteria Cristiano Michalizzi.
E questa canzone non la suoniamo per caso, ma perché piaceva Gianluca, come gli piacevano tante canzoni di David Bowie. Ce l'ha suggerito sua moglie Deborah, che è qui con noi questa sera. E quindi cantiamo? Al prossimo giro, così. Beh, che ci abbiamo? Piano piano si risale, si risale.